te che stai lottando, usi per te che stai perdendo, e tu che rimani sempre più sola, a te che sei prigioniero qui, senza una vela che ti guidi in alto mare. Lasciarti andare, no, dammi la mano e canto per te, dammi un sorriso. Sì, sì. Sono in cucina. Sono in cucina, vuoi venire qui? Sono in cucina, sto cucinando. Sì, sì, ecco. Benissimo, cari amici, veste insolita di Mia Martini, nota cantante, e al momento spignattante, cioè che si è occupata in forno. Ma che disegno una ricetta? Sì, che stai facendo? Stupenda, sto facendo le spaghetti alla chitarra, sì, alle zucchine. Sì. Allora, ho messo l'olio, qui ho tagliato aglio, basilico, menta, purtroppo non fresca perché l'inverno non c'è, sì, e li faccio soffriggere un attimo. Senti, di che paese è questa ricetta? Tu sei questa di Questa qui è di Mie Vendiane. Bagnara Calabra. Io sono di Bagnara Calabra. Senti un attimo, adesso ti sei chiusa in questa casa che è bellissima, da 4 anni stai in questa casa. Sì, vivo qui da 4 anni. Da 4 anni, solitaria. Ma più solitaria, amici. No, i miei amici, ecco. Mio cane. Ma il tuo cane che ti è qua. Sta in giro da qualche parte. Ma solamente perché vuoi, hai trovato una specie di rifugio tipo coperta di Linus, perché non ti si vede più in giro effettivamente. Guarda, io non sono in clausura, mi piace sempre stare in clausura, comunque. Io non amo la vita notturna, la vita mondana, c'è troppa confusione, e siccome io cerco soprattutto il contatto umano, credo che il sistema peggiore di trovarlo sia proprio quello di andare in mezzo alla gente che va a divertirsi così per non pensare, a me piace parlare. Tu passi per una triste, secondo me. Ma perché la gente ha una strana opinione, cioè è strano che la gente dica che una persona è triste perché non ride quando non ce n'è assolutamente bisogno, o perché non si fa vedere continuamente in giro. E perché adesso come adesso non fai più tournée, non fai serate? Cos'è che ti ha disamorato in questo ambiente? Sei stufa? Non hai più voglia o hai paura di farti vedere? Dovevo capire fino a che punto ero io che volevo fare certe cose, fino a che punto ero condizionata da altri, qual era la mia vera identità, la mia volontà, che cosa volevo veramente essere, perché ero veramente presa come una trottola in un giro. E la scintilla che ti ha fatto disamorare del fatto di fermarti qual è stata? Perché sei fermata, giustamente. Cos'è la delusione. Le delusioni, ecco. Sì, di che delusione. Cosa? Delusione per tutto quanto riguarda le leggi ferree di questo ambiente, che sono veramente terribili, che ti portano a dei compromessi a volte veramente insopportabili. Per cui io ho buttato la maschera e adesso ho scoperto che mi amo. Hai scoperto te stessa, praticamente. Sì. Vogliamo mangiare? Ancora? Aspetta, intanto devo mettere su l'acqua della pasta e devo mettere il brodo nelle zucchine. Se vuoi ci possiamo sedere un attimo. Sediamoci. E poi continuiamo qui. Difatti. Buongiorno. Allora, tu sei una donna intelligente, vorrei sapere se è una difficoltà per te esserlo, nel senso che come ti destreggi in questo ambiente, come donna e come cantante, essendo tu intelligente, giustamente. Intelligente non è male. Intelligente. Non è male. Colta. Come mi destreggio? Mi destreggio facendo le mie scelte ben precise, sia nelle persone che devo frequentare, le persone che lavorano con me, e anche il tipo di musica da fare, il tipo di personaggio visivo, cioè è tutta una cosa molto coerente e legata bene, no? Quindi mi destreggio scegliendo le cose giuste, chiaramente mi sto bene, non ho problemi. Senti, vedo pianoforte, dischi di Mozart, un'altra faccia appunto di Mimì, classica. Jazz, tutto, dal Brasile al folk, io amo tutta la musica. Studi il pianoforte, suoni? Studio pianoforte e chitarra classica. Dove vuoi arrivare? Cosa ti prefiggi adesso, da oggi? La meta, credo, di tutte le persone sarebbe la felicità. Ma questo successo è successo l'hai già avuto prima. Ma il successo non dà la felicità. Quello che mi piace del successo non è la felicità. È la gratificazione che ti dà il pubblico, sì, per una cosa che ti ha preso molta parte della tua vita, il tuo lavoro, il tuo tempo libero, la tua mente, il tuo cervello, il tuo cuore, le tue sensazioni, i tuoi pianti, sì, i tuoi sorrisi. Ecco, e quando il pubblico decreta un successo a tutto questo è una gratificazione. E va bene. Però voglio dire, non ti riempie la vita. Sì. Il declino che è avvenuto dopo la mia decisione di fermarmi
è stato uno stimolo enorme per me, perché quando hai successo diventa poi dopo un po' tutto statico. Cioè, perché? Non c'è niente che si muove più, hai capito? L'idea di non essere più in auge come 5-6 anni fa mi può stimolare, perché a un certo punto ti va via anche la rabbia, ti va via l'entusiasmo, perché tutto diventa normale e automatico. Io voglio ritrovarla questa rabbia, come quando ho incominciato, come quando avevo 12 anni e ho ucciso il mio primo disco. Ragazzi, abbiamo invitato tutta la truppa. Cosa sono queste? Queste sono chitarra alle zecchine, oppure zecchine alla chitarra, non lo so, comunque è una mia invenzione. Ragazzi, poi mi dite se è buona. Ci vuole sempre qualcuno. Ecco, diciamo, hai visto quante cose si possono fare dentro casa? Dentro adesso casa? Ripetimi che la casa è un eremo. No, non è un eremo, hai ragione. È vero o no? No, hai ragione. Ragazzi, vi piace? Allora. Oh, no.